Il termine dieta è un programma dietetico, si tratta di uno stile alimentare fatto di regole e di abitudini ispirate alla tradizione mediterranea. Negli anni 50 Ansel Keys capì che la dieta mediterranea fosse in grado di aumentare la longevità e così fu proposta al mondo intero come regime alimentare ideale per ridurre le malattie del benessere. Negli anni 90 fu creata una piramide alimentare. La piramide alimentare è una rappresentazione grafica che rende più efficaci i consigli alimentari per seguire un'alimentazione sana. Alla base della piramide ci sono i prodotti che devono essere consumati in quantità più grande. Gli alimenti al vertice della piramide devono essere consumati in quantità più piccola. Nessun alimento è escluso. Ansel Benjamin Case è stato un biologo e fisiologo statunitense. Fu colui che ideò la dieta mediterranea. Ansel Keys nel 1951 venne per la prima volta in Italia per partecipare alla prima conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a Roma. Bastarono pochi mesi per stabilire che il regime alimentare a Napoli era povero di grassi e che soltanto le persone ricche subivano attacchi cardiaci. Il regime alimentare dei paesi del bacino del Mediterraneo è noto anche per la sua capacità di favorire la prevenzione del cancro, delle patologie croniche e del diabete. Lo studio in questione ha preso in esame le condizioni di 26.000 donne che nel corso del periodo di osservazione sono state invitate a compilare un questionario sulle loro abitudini alimentari. È stato riscontrato che le donne abituate a seguire un modello alimentare vicino alla dieta mediterranea arrivano il 46% circa di probabilità in più di invecchiare in modo sano, ossia di arrivare a 70 anni senza avere a che fare con diagnosi di patologie croniche. La pizza è proprio un alimento che consente di assumere un po' tutte le sostanze che sono necessarie al nostro organismo, provenienti dalla nostra terra genuina e che fanno bene alla nostra salute, contrastando l'invecchiamento. Molti pensano che sia una pietanza molto calorica e totalmente da eliminare quando si è dieta. Una tradizionale pizza margherita napoletana è considerata dall'Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti che pesa circa 300 grammi e quindi apporta più o meno 800 calorie. Da questi dati quindi, all'interno del regime alimentare quotidiano, la pizza va considerata un piatto unico e completo. Il territorio tradizionale di produzione della pizza napoletana STGO corrisponde alla città di Napoli, nella regione Campania. Con il tempo però ha trovato grande diffusione nel resto d'Italia, fino ad essere conosciuta e apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali. Da 5 anni il nostro paese ci provava e finalmente l'Unione Europea ha riconosciuto alla pizza napoletana la qualifica di STG, cioè specialità tradizionali garantite. Questo marchio si può ottenere solo se il prodotto esiste da circa 30 anni.